Mister Campana, una sconfitta che... Brucia. Brucia. Assolutamente. Credo che sia... Beh, penso che hanno visto tutti, al di là del valore delle due squadre in campo, credo che sia una sconfitta nettamente meritata. Il Gaeta ha fatto un gol su un fallo netto del numero 5 che si è appoggiato sul nostro giocatore, quindi spero che i colleghi hanno visto le immagini. Poi l'arbitro non aspettava che buttare il nostro numero 10 fuori, su un fallo netto ci ha chiamato l'ammonizione contro e poi su un fallo inesistente praticamente ci ha buttato il pallone fuori. Abbiamo mancato l'impossibile, vabbè, queste partite iniziano e probabilmente finiscono storte. Però quello che posso dire, lui penso che a Piscinola, dove al di là di quello che sono state le offese che abbiamo ricevuto tutta la squadra, tutto l'ambiente, credo che cerchiamo di dare una ospitalità massima a tutte le persone che vengono. Sono stati aggrediti due miei calciatori, spero che l'avete preso anche dalle immagini. Il commissario penso che abbia visto tutto e credo che sicuramente questa non è stata una giornata che abbia onorato il calcio. Per quello che riguarda i miei ragazzi, io credo che ci hanno messo tutto fino all'ultimo, oggi era praticamente impossibile con un arbitro del genere. Quindi ci sta dicendo che... Io dico quello che ho visto e penso che l'avete visto tutti voi. Quindi oltre a quello che è successo sul campo, anche quando sei rientrati negli spogliatoi è successo qualcosa che noi purtroppo non abbiamo visto. No, sicuramente ci sono i preposti, hanno visto, sono due giocatori miei che sicuramente sono delle persone, tra virgolette, di una grossa calma, perché qua poteva finire a rissa, credo che non sia giusto. Qua a Napoli noi tutti quanti portiamo questo tipo di situazioni che si fanno le guerre. Oggi ho visto sicuramente poco calcio, riuscendo a capire che Gaeta si debba salvare, sicuramente questi sono i mezzi che ha usato, però voglio dire che principalmente questo l'ha voluto l'arbitro. Ecco, forse anche sono state il nervosismo che c'è stato già al primo tempo con l'espulsione del giocatore del Gaeta, poi questa espulsione che è arrivata anche nel secondo tempo per voi, però ecco, in effetti la gara si è un po' accesa anche per queste decisioni. Ma credo che le decisioni dell'arbitro non vanno viste per quello che è il regolamento. Se il numero 5 butta la palla fuori due volte volutamente, credo che ha bisogno dell'ammonizione. Nell'altro caso ho cercato in tutti i modi di pareggiare la situazione. Però questa è una mia visione, spero che si, anzi più che spero, credo che l'abbiano visto tutti, al di là che il Gaeta oggi abbia vinto è il risultato, però quello che fa ancora più male che decisioni dell'arbitro assurde, però due giocatori miei sono stati aggrediti e questo sicuramente non va bene e non rispecchia la civiltà e la qualità delle persone di Gaeta. Come ha visto Gaeta? Gaeta è sicuramente una squadra che ha cercato dopo il gol in tutti i modi di portare il risultato a tempo. Sicuramente è stata una partita per noi in salita e probabilmente i nostri attaccanti hanno mancato troppo gol per dire la tipologia del gioco che possa dare valore al Gaeta. È stata una partita tutta in salita per noi, il Gaeta prendeva male e la buttava avanti, probabilmente come è giusto che sia. In ogni caso questa partita per Gaeta bisognava i tre punti, però io sono rammaricato per quello che è accaduto in campo, perché noi siamo andati a salutare come giusto che sia i giocatori a mezzo a campo e due giocatori miei sono stati aggrediti. Questo lo tengo a dire ancora ad alta voce. Una sconfitta che non sappiamo che cosa sta sugli altri campi, però infatti vi allontana un po' da quel primato che era distante soltanto tre lunghezze. Il vostro obiettivo è diciamo raggiungere una tranquilla salvezza, però in effetti. Noi sicuramente abbiamo detto che il nostro obiettivo è di raggiungere quanto prima i punti che ci mettevano in una tranquillità, essendo una squadra neopromossa, però questo, una volta raggiunto quello che possa essere gli obiettivi della salvezza, non significava che noi non potevamo mirare a qualcosa di più importante. Però ripeto, al di là di quello che sono i valori espressi in campo, sicuramente oggi ho da rammaricare. Quello che ho visto in campo ne parlerò con i ragazzi, le vostre immagini saranno a documentare quello che è il comportamento dell'arbitro e quello che è stato acceso. Noi sicuramente giochiamo partita per partita, oggi abbiamo perso, ci rimbocchiamo le maniche e cercheremo di fare meglio la prossima partita. Grazie.